Il Punto Giovane presenta Storia al microfono, La casa sulla roccia, con Stella Doda, Elena Giovannini e Luca Pentassuglia, a cura di Giovanni Casadei. Un uomo deve iniziare la costruzione della sua casa. Si è procurato tutto il materiale occorrente. Ora deve scegliere il luogo dove edificarla. Sale sulla cima di una roccia. Si guarda intorno. Ecco un buon posto per la mia casa, dice tra sé. L'uomo comincia a lavorare. È un'impresa pesante e faticosa. L'uomo sbuffa e suda. Con molta fatica, finalmente, la casa è terminata. Appena in tempo. Infatti sta per piovere. Piove a dirotto. I lampi squarciano il cielo. Romba il tuono. La pianura è tutta allagata. Ma il terreno non frana e la casa sulla roccia è salva. L'uomo è stato saggio. Ecco adesso un altro uomo che vuole costruire la sua casa. Ha fretta. Qui va bene, pensa. E la costruisce sulla sabbia. Lavora fischiettando e senza fare fatica. Non ci vorrà molto, pensa tra sé. La casa è pronta. L'uomo entra e chiude la porta. Ma una goccia d'acqua gli cade sul naso. Piove a catinelle. L'acqua entra dal tetto. La casa è tutta allagata. L'uomo è preoccupato. L'acqua porta via la sabbia. E la casa, senza fondamenta, crolla. Tutto è perduto. L'uomo che ha costruito la casa sulla sabbia è stato sciocco. Dove potrò asciugarmi? Dove potrò trovare un riparo? Dice Gesù: io sono la roccia dove costruire la casa. Se avrete fiducia in me, io non vi abbandonerò. Storia al microfono, amici e parenti.